Poracci, benvenuti o bentornati su YouTube, l'unico videogioco di Poro dove si parla di format. Oggi parleremo di alcune novità riguardanti Skyward Sword HD, dei risultati post E3 ottenuti da Nintendo e di un interessante accordo che potrebbe significare il ritorno di alcune serie storiche. Ma non solo! Prima di iniziare, come al solito, vi invito a fare i poracci al 100%. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Sì, ok, va benissimo Instagram, ma vogliamo parlare del gruppo Telegram delle offerte poracce che ha raggiunto i 1000 iscritti? Spero che questo Prime Day vi sia tornato utile e ora, tutti insieme, aspettiamo l'uscita della Limited di Metroid. Cosa? Vi ha preso sonno? Beh, allora correte subito su Ko-fi e offritemi un caffettino virtuale, dove tra l'altro troverete i memini in HD, leggibili. Partiamo da qualche notizia al volo. È stato annunciato che Final Fantasy IX verrà adattato in una serie animata. Ad occuparsi della produzione ci penseranno i parigini Cyber Group Studios e lo show sarà indirizzato a un pubblico compreso nella fascia di età tra gli 8 e i 13 anni. I lavori su Final Fantasy IX inizieranno verso la fine di quest'anno o durante i primi mesi del 2022 e secondo me il progetto ha un grande potenziale. Final Fantasy IX è in fondo uno dei miei episodi preferiti della serie, ma essendo arrivato verso la fine del ciclo vitale di PS1 è stato un po' oscurato dal suo successore. Speriamo che questa sia l'occasione per ridare visibilità a un capolavoro della Square dei tempi d'oro, ma la vera domanda rimane questa. Quina, parlerà in romanaccio? Nel mentre continuano i festeggiamenti per il 30° anniversario di Sonic, e come era stato mezzo spoilerato durante il Sonic Central dello scorso mese, la mascotte Sega è arrivata su Minecraft. Il DLC, disponibile per tutte le versioni del gioco, costa $7,99, quindi euro, e aggiunge la bellezza di 24 skin e livelli precostruiti. Una bella collaborazione, anche se vedere Sonic in stile Minecraft... non lo so, c'è qualcosa che non torna. E io che mi lamentavo dei modelli poligonali di Sonic Adventure. Si è chiusa la vicenda giudiziaria che aveva visto The Pokémon Company contrapporsi a due leaker che avevano fatto trapelare informazioni riguardanti Spada e Scudo prima dell'uscita ufficiale del gioco. Correva l'anno 2019 e i due spifferoni lavoravano per una compagnia assunta per stampare le guide strategiche ufficiali. I leaker pensarono bene di raccogliere le informazioni presenti sulle guide e diffonderle su Discord, gesto che non è stato apprezzato particolarmente da The Pokémon Company, che li citò a giudizio per danni irreparabili al brand. Il risultato? $150,000 di multa per ognuno dei leaker, a cui si vanno a sommare i costi delle spese giudiziarie. C'è poco da dire, se non io, prima di mettermi contro la compagnia che gestisce uno dei brand più importanti al mondo, ci penserei due volte. Ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Skyward Sword HD e Nintendo non vuole proprio mollare la presa e continua a inondare i suoi canali social con materiale promozionale riguardante uno degli episodi di Zelda più controversi in assoluto. Lo avevamo detto, no? Era chiaro che Nintendo si sarebbe concentrata al 100% su Skyward Sword HD nel tentativo di massimizzarne le potenziali vendite e mitigare il primo impatto non proprio entusiasta da parte del pubblico. Questo potrebbe aver significato tra l'altro la posticipazione o proprio la cancellazione di un'eventuale collection celebrativa. Tutti gli occhi devono essere puntati su Skyward Sword. Se da una parte il gioco difficilmente riuscirà a togliersi lo stigma di un porting da Wii venduto a 60€, l'azienda di Kyoto ce la sta mettendo tutta per mettere in luce tutto il lavoro di rifinitura che questa versione HD si porta dietro. La pagina ufficiale parla di vari miglioramenti dell'esperienza di gioco, tra cui tutorial rivisti e la presenza di consigli durante tutta l'avventura, mentre un nuovo video pubblicato oggi mette in luce le feature principali della remaster, che sono poi quelle che conosciamo già da tempo: la grafica migliorata, i controlli ottimizzati per i Joy-Con, la possibilità di giocare in modo normale e il supporto agli amiibo, anzi all'unico amiibo. Niente di trascendentale da aggiungere, insomma, e intanto mancano poche settimane all'uscita. C'è da vedere se le decantate migliorie alla qualità del gioco siano effettivamente tali oppure ricadano nello spettro delle modifiche percettibili solo se si è già giocata all'originale. Poracci, voi che idea vi siete fatti su questo titolo? Vi siete convinti a dare una chance a Skyward Sword oppure investirete soldi su altro?
C'è poco da fare, il Direct di Nintendo è stato un successo. Sebbene il parere dei fan sia generalmente che si sarebbe potuto fare qualcosina in più per rendere più emozionante la presentazione, il consenso generale è che il Direct sia stato uno dei punti più alti di questo E3 2021 e questo sta avendo delle ripercussioni significative su alcuni suoi brand. Ci sono infatti due dati secondo me molto importanti che vanno evidenziati. Il primo arriva direttamente da Twitter, che nel suo blog ufficiale ha fatto una sorta di riassunto della prima metà del 2021 per quanto riguarda i post a tema gaming sulla sua piattaforma. Tra le varie statistiche è uscito fuori che sebbene il video più visto della fiera sia il gameplay trailer di Elden Ring con ben 4,2 milioni di visualizzazioni, il gioco più chiacchierato non è la nuova produzione From Software, ma il seguito di Breath of the Wild. Allo stesso modo, Metroid Dread, svelata a sorpresa durante il Direct, ha dominato tutte le classifiche di pre-order, anche con Special Edition e Amiibo andati subito a ruba. Dopo le classifiche di Amazon, è stato anche un PR di GameStop America a comunicare che Dread è il gioco più preordinato all'inseguito del Direct. Non sottovalutiamo questi risultati, poracci. Da una parte abbiamo la conferma che Breath of the Wild ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per Nintendo e la serie di The Legend of Zelda. Si tratta in fondo dell'unico episodio della serie ad aver venduto più di 10 milioni di copie, addirittura doppiando il secondo classificato, Twilight Princess, fermo a meno di 9 milioni. Gli occhi sono tutti puntati sul suo seguito e Nintendo ha tra le mani uno dei titoli più importanti del decennio. Situazione opposta per Metroid, che sembra giovare dell'effetto Switch. Si tratta di una serie che non ha mai ricevuto una grande attenzione da parte del pubblico e la stessa Nintendo si è sempre dimostrata svogliata nei suoi confronti. Si tratta di un gioco di una serie dormiente da anni, il seguito di un episodio uscito 19 anni fa e al contempo di un progetto maledetto, cancellato più e più volte durante i vari tentativi di sviluppo. Eppure eccolo lì, tra i giochi più preordinati del 2021. C'è da sperare, insomma, che un segnale del genere faccia svegliare Nintendo, non solo perché è giunto il momento di dare a Metroid la giusta attenzione che gli spetta, ma anche di riesumare tutte quelle serie accantonate senza motivo. Il catalogo Nintendo è sconfinato e non ci sono più scuse. Ridateci F-Zero, Donkey Kong, Mario Strikers, Star Fox e chi più ne ha ne metta. Nel mentre aspettiamo che sta benedetta Limited appaia anche su Amazon, va! Ci vediamo nel gruppo Telegram delle offerte poracce. E chiudiamo proprio tornando a parlare di remake, perché Nintendo potrebbe aver iniziato a muoversi seriamente in questa direzione. Finiti i porting da Wii U, cosa possiamo affiancare alle remaster da 3DS? È per questo che il recente accordo con Forever Entertainment ha catturato l'attenzione di molti. Secondo un report finanziario comunicato dal CEO dell'azienda, Forever Entertainment riceverà un importante supporto finanziario da parte di Nintendo al fine di pubblicare numerosi titoli su Nintendo Switch. Per quanto riguarda informazioni sui giochi e relative date di uscita, queste saranno comunicate in futuri report. Ora, chi c'è dietro Forever Entertainment? Un publisher polacco che si occupa più o meno di tutto e su Switch ha pubblicato una marea di produzioni, inondando l'eShop di titoli dalla qualità altalenante. Quello che è interessante è che la traiettoria dello studio sembra ormai direzionata verso i remake. Forever Entertainment si è infatti occupata del remake di Panzer Dragoon lo scorso anno e in più è al lavoro sul rifacimento di The House of the Dead. Come se non bastasse, ha recentemente stretto un accordo con Square Enix per produrre il remake di numerosi titoli appartenenti alla serie di Final Fantasy, operazioni che a detta di Square saranno fortemente conservative nel gameplay, ma che aggiorneranno agli standard attuali la resa grafica dei titoli più datati. Insomma, che Nintendo stia pensando di fare affidamento su Forever Entertainment per ripescare a piene mani dal suo catalogo di vecchie glorie? Affidando a terzi lo sviluppo di operazioni del genere, potrebbe finalmente concentrarsi a piena potenza su nuove produzioni, un settore che nell'ultimo anno e mezzo ha visto poche aggiunte. Ora però io sono un po' combattuto, da una parte la prospettiva mi sembra interessante, dall'altra non è che Forever Entertainment mi ispiri tutta questa fiducia. Certo è che se Square Enix e Nintendo hanno deciso di affidarsi a loro, non è che saranno proprio gli ultimi scappati di casa. Voi cosa ne pensate? Ci fidiamo? E questo era tutto per oggi, miei cari poracci. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme di tutte le notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani al prossimo video. Io sono il Poro Sword, Michele Wild, ciao!
Io sono il Poro Sword, Michele Warbles, non lo so.